Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati appassionati di sport. Questa è la seconda puntata che dedichiamo alla corsa per Haiti, a tutte le iniziative, a tutti gli eventi che fanno capo alla corsa per Haiti. In questa seconda puntata parliamo della Fan Rank, una gara podistica che si disputa a Feletto, alle porte di Udine, Udine Nord nella zona, e per parlarne sono venuti a trovarci in studio Leonardo Antonutti, che è l'addetto stampa della corsa per Haiti, e Angelo Iuri, che è l'organizzatore. Benvenuti ragazzi. Buonasera a tutti. Ben ritrovati a FVG Sport Channel. Angelo Iuri, Fan Run, quinta edizione, intanto corsa per Haiti, avete questo binomio con la realtà che vuole appunto portare aiuti in questa landa del mondo che è Haiti, e Fan Run perché evidentemente divertimento, sport, socializzazione sono tutti elementi che a voi interessano parecchio, quindi cos'è la Fan Run? Sì, naturalmente. Come hai detto giustamente tu, le corse per Haiti sono diverse, sono partiti oltre 20 anni fa con il ciclismo, e ormai da 5 anni il nostro messaggio ha abbracciato anche il podismo amatoriale, non il podismo agonistico, bensì il podismo amatoriale, quindi con le marce ludico-motorie. E sì, Fan Run perché? Perché è un messaggio che vogliamo mandare di sport e divertimento, e per dimostrare che la solidarietà si fa anche attraverso lo sport e il divertimento. E questo messaggio è stato recepito molto bene dal podismo friulano. Infatti negli anni in cui abbiamo organizzato le nostre manifestazioni abbiamo avuto centinaia e centinaia di appassionati lungo i nostri percorsi, e dimostrando appunto che anche divertendosi si può fare del bene, si può fare solidarietà. Quando parla Angelo Iuri di centinaia e centinaia di appassionati, sono tante persone, perché Leonardo, possiamo anche ricordare che il nuoto per Haiti un paio di settimane fa ha avuto un sacco di adesioni, un sacco di gente che si è presentata in piscina di Tavagnacco. Beh sì sì, il nuoto del 18 giugno è stato veramente una gara felice per la partecipazione di molti atleti, molte persone che hanno voluto passare una domenica assieme, divertendosi, facendo sport, e c'è stato anche un miglioramento rispetto a quello che era la gara dell'anno scorso, quando c'era stata meno partecipazione. Quindi anche per la gara di domenica prossima dell'8 giugno ci aspettiamo veramente una forte partecipazione di atleti, persone, di curiosi e interessati che vogliono partecipare alle gare di Haiti. 8 giugno, domenica mattina a Feletto Umberto, si parte prestissimo, Angelo, no? Alle 8, insomma, 8, presto, no. Dipende poi dai punti di vista, però insomma, avete pensato a questa gara che è già la quinta edizione, quindi è già rodata. Sì. Quali sono i punti salienti di questo evento? Allora, la partenza, essendo una gara ludico-motoria e quindi non competitiva, la partenza è libera. È libera fra le 8:30 e le 9:30. È libera perché non ci sono cronometraggi, non ci sono premiazioni, non ci sono classifiche. È una passeggiata, sono tre passeggiate perché i percorsi sono tre, nei dintorni di Feletto, e di conseguenza la partenza è appunto libera in quella fascia oraria. Il ritrovo per gli appassionati sarà già dalle 8, le iscrizioni saranno aperte nella piazza di Feletto, nei locali, sotto il tendone della sagra di Feletto, e già dalle 8 del mattino. Quindi hai detto ci sono tre percorsi, uno da 6, uno da 12, uno da 16 km. Partecipazione libera significa anche che, anche all'ultimo momento, uno che vuole passare una giornata di svago all'aria aperta può arrivare a Feletto Umberto e tra l'altro partecipare a un qualcosa di importante. Certo, sì, assolutamente. Infatti i percorsi sono liberi, non c'è un vincolo, lo si può scegliere all'ultimo momento, si può decidere se fare il percorso da 6 km, che è una passeggiata all'interno di Feletto, alla scoperta dei borghi così di Feletto, oppure si possono fare gli altri due percorsi, quello da 11 km e quello da 16, che si snodano lungo
l'ipovia, lungo la meravigliosa ipovia che abbiamo nei dintorni di Feletto, per passare anche nella pista ciclabile e arrivare giù fino a Feletto, nella zona sud di Feletto. E non solo è libera la scelta dei percorsi, ma è anche libera l'andatura. Si può fare corsa, la si può usare come allenamento per i podisti più svezzati, oppure si può semplicemente camminare. È proprio per questa che è aperta, è ludico-motoria, è aperta a chiunque. Non c'è nessun vincolo di certificati medici. È una gara aperta a tutti. Beh, immagino anche qualche famigliola, anche con i bambini, con i passeggini, si può tranquillamente partecipare. C'è un'iscrizione, ovviamente. Sì, c'è l'iscrizione. L'iscrizione è obbligatoria perché dà innanzitutto una copertura assicurativa, che è fondamentale in questi casi, ed in più permette l'accesso ai ristori, che sono, ovviamente, il percorso è aperto a tutti, non è vincolato, e quindi possono correre sia chi è iscritto alla marcia, sia liberi cittadini. Però chiaramente chi è iscritto alla marcia ha diritto di accesso ai posti di ristoro che sono previsti in tre punti distinti, e più all'arrivo, naturalmente. Leonardo, attorno a questo evento, come già è successo il 18 di maggio per il nuoto e come succederà più avanti, c'è anche la possibilità di partecipare a iniziative benefiche. Possiamo ricordare quali siano? Ma allora, innanzitutto, le gare che sono organizzate dalla ASD Chercosso e il Paiti sono fatte in collaborazione con la Onlus, con la Onlus Pane Condiviso. E tutti i proventi, tutti i profitti derivati dalle iscrizioni a queste gare verranno completamente devoluti allo sfortunato paese caraibico di Haiti, che sta vivendo un momento difficoltoso della sua storia. E all'interno di questa manifestazione non dimentichiamo che ci sarà l'accompagnamento con la 32esima sagra a Feletto, organizzata dalla Proloco CIL dell'omonimo paese. Ok, quindi anche questo. Ci sono un sacco di realtà, Angelo, che condividono e collaborano con voi per la riuscita di questo evento, vero? Ma anche la Proloco di Feletto è una Sì, infatti, come dicevo giustamente Leonardo, innanzitutto devo dire che noi operiamo sotto l'esito della FIASP, quindi la manifestazione è omologata dalla FIASP, è verificata e quindi ci atteniamo ai loro regolamenti. E inoltre, operativamente... Un attimo, la FIASP è la Federazione Italiana Amatori Sportivi. Amatori Sport per tutti, sì, per gli amatori proprio per tutti. Anche perché così diamo anche un'informazione a chi... Certo. Oltre a questo c'è una operatività diretta con la Proloco, la CIL Proloco di Feletto, che ci mette a disposizione il tendone dove saremo al coperto dalla pioggia, speriamo di no, o comunque dal sole, e ci mette a disposizione le sue strutture di infrastrutture, e quindi è una collaborazione che abbiamo già da un paio d'anni con la Proloco, con la quale ci troviamo benissimo e lavoriamo benissimo. Infatti a fine gara saranno in funzione i fornitissimi chioschi della Proloco e con le varie pietanze previste. Perfetto, quindi anche l'opportunità di rifocillarsi immediatamente dopo la passeggiata, comunque la run fan, a patto di essere ovviamente tesserati, perché sennò iscritti quantomeno. No, diciamo iscritti, perché anche qui è interessante fare una piccola parentesi. Non che uno arriva lì e dice mangio, ma in realtà devi iscriverti. No, diciamo che chi vuol mangiare può mangiare liberamente, anche se non è iscritto alla gara. È chiaro che noi daremo la possibilità di iscriversi o semplicemente alla gara, e dividendo la quota fra tesserati e non tesserati alla FIASP, ma sarà possibile anche avere, iscrivendosi con riconoscimento, un piatto di pasta oltre alla partecipazione alla gara, da consumare lì ovviamente,
o addirittura è possibile avere il gadget. Infatti noi siamo, il nostro sponsor tecnico della SD Chiarcosso è la Sportful, sì, azienda rinomata di produzione di capi abbigliamento sportivo. Quest'anno ha messo a disposizione un gilet smanicato che tra l'altro va a completare la serie di gadget che negli anni ci sono stati forniti. Abbiamo avuto i pantaloncini, abbiamo avuto le magliette, abbiamo avuto la felpa, che tra l'altro se ne vedono moltissime nelle varie manifestazioni FIASP. Ecco, quest'anno ci forniscono il gilet smanicato, così, un gilet sportivo molto carino, e con 10,50 euro per i soci FIASP o 11 euro per i non soci è possibile avere l'iscrizione alla marcia e il gadget. Quindi insomma, poi chi è vestito di tutto punto sa che si riconosce perché ha partecipato a tutte le manifestazioni. A tutte le manifestazioni. Leonardo, diamo un po' di informazioni anche prima di parlare anche delle edizioni passate. Diamo un po' di informazioni per domenica mattina, appunto. Si arriva a Feletto, dove si può posteggiare la macchina, piuttosto che se esiste un sito internet per l'iscrizione, per le informazioni. Ma allora, diciamo che il ritrovo è fissato alle ore 8 in Piazza dell'Indipendenza lì in paese. Beh, a partire dalle 8. Sì, a partire dalle 8, sì. Poi la partenza è prevista dalle 8.30 alle 9.30 circa, come uno va meglio. Chiunque voglia arrivare a Feletto, per esempio, da lontano, che non è di zona Udine e dintorni, si può uscire casello autostradale Udine Nord, per esempio, Feletto è subito lì, e poi so che ci sono anche dei parcheggi subito dietro la piazza, quindi insomma è possibile anche... Parcheggi ce ne sono diversi, parcheggi ce n'è uno dietro la piazza e ce n'è uno dietro la piazza, dietro la chiesa ce n'è uno, uno vicino alla piazza di fronte al municipio, e anche qualche decina di metri più avanti ce n'è uno molto grande, quindi non ci sono, poi anche in giro nella piazza, dietro le scuole c'è il campo sportivo con un relativo parcheggio, quindi posto per parcheggiare ce n'è a iosa. Molto bene, quindi c'è un sito internet anche, Leonardo? Sì, sì, della ASD Corsa Paraiti, dove si possono trovare eventualmente tutte le informazioni inerenti alla gara, quote di iscrizioni, gli orari, i percorsi, eccetera. Quindi. Il sito internet è www.corsaperaiti.com. Volendoci anche la mail per chiedere informazioni è info@corsaperaiti.com. Perfetto, quindi tutto scritto lì. Edizioni passate, Angelo, com'è andata? Ah, le edizioni passate, a parte problemi atmosferici, abbiamo avuto... Che sembra incredibile a giugno, ma è così. Sembra incredibile, ma l'anno scorso, per esempio, il sabato pomeriggio c'è stato il diluvio, quindi con conseguente allagamento, è stato ricoperto il guado del Cormor, quindi non si è transitati. E abbiamo dovuto modificare leggermente il percorso, peraltro di poche centinaia di metri, non è stato un problema. Però, ecco, nonostante il cattivo tempo, c'è stata una forte partecipazione. E ci piace pensare perché comunque il messaggio di solidarietà che stiamo mandando è forte, e quindi il podismo friulano lo ha abbracciato in pieno ed è stato comunque presente anche nelle manifestazioni dove il tempo è stato inclemente. Nelle primissime manifestazioni abbiamo avuto quasi 800 concorrenti, e quindi pur essendo le prime edizioni che organizzavamo, direi decisamente positivo. Quello sarà più o meno l'ordine di grandezza degli iscritti che volete per quest'anno? A cui puntate quest'anno? Diciamo che quest'anno, per una serie di motivi, non c'è la concomitanza con un'altra manifestazione importante che si fanno in Friuli, che è la 24 per un'ora di Fragagna, e quindi speriamo di avere anche qualche concorrente in più. Molto bene. Leonardo, la Fang Run è la seconda iniziativa all'interno di una serie di manifestazioni riconducibili a Corsa Paraiti. Vogliamo dare una cronistoria o comunque spiegare quali siano? Ma le Corsa Paraiti per il 2014 sono già iniziate il 18 maggio con la Nuoto Paraiti, sempre a Filetto Umberto, presso la piscina comunale.
quello di domenica prossima sarà il secondo appuntamento IT Fun Run. Poi le manifestazioni proseguiranno con la manifestazione ciclistica del 22 giugno, sempre a Feletto. Poi successivamente ci sarà il 7 luglio un'altra corsa ciclistica, mentre per concludersi nel mese il 14 settembre ci sarà ad Attimis altre due corse ciclistiche, la cicloturistica e la leggendaria. La leggendaria che chiuderà poi l'anno 2014 della corsa per Haiti. Siamo quasi in chiusura. L'iscrizione dei brevetti. Leonardo. Diciamo anche che c'è la possibilità di scegliere fra delle varie combinazioni, fra le gare, brevetti, eccetera. Sì. Adesso passo semplicemente a leggerli, partendo dal brevetto Porto della Pace, dove si può scegliere fra il nuoto dove c'è la combinazione tra nuoto esordienti, nuoto per rete del 18 maggio, la rana di domenica e la leggendaria del 14 settembre, per un costo totale di 25 euro. Poi successivamente gli altri brevetti sono il Tortuga, che comprende il nuoto e la run per un costo di 15 euro. Poi c'è la Cité Soleil, che comprende il nuoto, la leggendaria, e anch'esso per un costo di 15 euro. Mentre la Cayenne, anch'esso 15 euro, comprende la run e la leggendaria di settembre. Poi per concludere con i brevetti c'è il brevetto Porto Principe, che è composto da nuoto, run e leggendaria. Poi si passa alle varie combinate, partendo dalla combinata per Haiti, costo di 40 euro, che comprende la marathon e la gran fondo. Poi c'è la gran combinata, che comprende nuoto, run, marathon, gran fondo e leggendaria, un costo di 45 euro. E per concludere, la super combinata per Haiti comprende tutte le gare appena dette, più la cicloturistica, sempre del 14, per un costo di euro 50. E quindi chi voglia acquisire il brevetto per tutto deve scegliere la soluzione super combinata per poter partecipare insomma, a tutti gli eventi, compresa la leggendaria. Anzi, in chiusura, un obiettivo, un sogno, un messaggio che si vuole dare per quest'anno, ma anche magari per gli anni prossimi, ci state già pensando? Oppure? Ma per gli anni prossimi sicuramente cambieremo un po' i percorsi, innanzitutto, perché questa è la quinta edizione, ci sono state delle piccole variazioni nei percorsi, ma fondamentalmente sono rimasti gli stessi. Quindi dall'anno prossimo ci saranno i percorsi nuovi, sempre comunque nei dintorni di Feletto, lì. E per il momento su questo stiamo lavorando. State lavorando, quindi non vi sbilanciate, dobbiamo fare un'altra trasmissione a riguardo. Esatto. lo faremo molto volentieri. Allora, domenica mattina, ore 8, ritrovo per la Fun Run. Dalle 8:30 alle 9:30 si parte per queste passeggiate. Ci sono tre tipologie di passeggiate, una breve, una media, una più lunga. La possibilità di divertirsi, perché Fun Run lo dice la parola stessa, la possibilità di partecipare a un qualcosa di importante, di fare beneficenza anche pro Haiti, che insomma non fa mai male. Angelo, in bocca al lupo. Crepi. Grazie intanto per l'organizzazione, ci sentiamo nel dopo gara per le considerazioni. Leonardo, buon lavoro, so che insomma, in questi giorni sarai tempestato di email, di richieste, di informazioni. Per sì, sicuramente vedremo di soddisfare tutte le esigenze delle persone interessate alla gara. Molto bene, ringrazio anche il maestro Tomat in regia. Ci vediamo domenica mattina a Feletto Umberto. Ciao a tutti. Salute.